che non ho alcuna intenzione di acquistare un'auto. L'idea nasce, come sempre, nell'associazione Giamburrasca dalla voglia di cercare sempre nuovi copioni che non sono molto rappresentati a teatro. Quindi in questo caso un primo atto ispirato al testo di Umberto Domini e un secondo atto ispirato al premio Nobel Dario Fo. Beh, abbiamo persone di tutte le età, abbiamo Viviana Bellomo che segue l'associazione e partecipa agli spettacoli quando aveva 14 anni, Teresa Emanuele che è anche fondatrice dell'associazione, poi Gianluca Sironi, Giuseppe Scalia, Giorgio Cefalia, mio fratello Flavio Nuzzo e mia moglie Silvia Tumminello. E poi new entry Margherita Guzzo che si è inserita dopo il primo anno di laboratorio teatrale nell'associazione. In Illegittima ambizione lo spettacolo parla di Cosimo, che è un uomo che proprio non riesce a vivere con l'oppressione del consumismo, quindi lui rifiuta tutto quello che è nuovo, tutto, qualunque elettrodomestico, e quindi la scena insomma parla di questa di questo particolare personaggio che lotta con la moglie, col suo capo, che cercano di convincerlo ad acquistare ciò che secondo la statistica che gli spetta, mentre in Non tutti ladri abbiamo una commedia dell'equivoco dove succede di tutto e di più, non vi posso dire troppo perché sennò sarebbe spoiler, ma tutto inizia da un semplice ladruncolo che vuole rapinare una casa e si trova invischiato e diventa un bigamo con gli appioppano due mogli, tre lavori, tutti diventano amanti di tutti e in realtà nessuno lo è di nessuno.